Fine settimana davvero esaltante, pieno di emozioni, molto ricco. Sabato 10 luglio 2021. Prima però consentitemi di esprimere una fortissima indignazione per la perdurante presenza di qualche unità di personale sanitario ostile alla vaccinazione, che non intende vaccinarsi e che continua ad avere relazioni con i pazienti nel nostro presidio ospedaliero. Credo che questo sia inaccettabile ed è il motivo anche per il quale l'amministrazione comunale ha inteso lanciare una grande campagna di vaccinazione, una grande campagna in cui chiede a ciascun cittadino di vaccinarsi. Questo perché vogliamo tutti quanti assieme raggiungere quella che viene chiamata immunità di gregge. Questo per la salute di ciascuno di noi, per la salute di tutti, perché se stia bene una persona, stanno bene anche le altre, perché questo significa assieme superare il Covid. Noi vogliamo tornare ad una vita davvero piena, laddove questo significa poter fare anche delle feste, poter stare assieme in sicurezza, ma questo significa salvaguardare la salute di ciascuno. Oggi questo significa vaccinarsi. Ecco il motivo per cui abbiamo lanciato e invitiamo ogni cittadino a rendersi responsabile e con noi a volersi vaccinare. Detto questo, voglio anche subito dire che questo nostro appello è stato lanciato in occasione dell'apertura di un defibrillatore a Rosa da parte del Comitato di Rosa, nei locali della parrocchia e quindi con la parrocchia, e grazie alle risorse messe a disposizione dal Free Loves Banca, che anche noi ringraziamo. È un presidio di salute che quindi noi accogliamo molto volentieri e per il quale ringraziamo tutti coloro i quali si sono impegnati per offrire alla comunità di Rosa in particolare questa forma di misura di salute. Detto questo, voglio subito dire che questa mattinata abbiamo avuto modo anche di poter mostrare i nuovi spogliatoi per il rugby, per la società di rugby di San Vito, che opererà nel campo di Lignugnana e che questa mattina ha accolto di buon grado questa nuova realizzazione. Gli spogliatoi permetteranno, nel momento in cui sarà superato definitivamente, come ci auguriamo, il Covid, serviranno proprio a tutti questi ragazzi che erano così bellamente presenti questa mattina di poter praticare questo sport. Ma questo lo abbiamo fatto, abbiamo realizzato questi spogliatoi perché siamo convinti che bisogna rafforzare e ampliare l'offerta di pratica sportiva, perché praticare lo sport significa anche svolgere un'azione educativa e formativa. Accanto a questo, vogliamo subito ricordare che questa sera noi ci troveremo alle ore 21 dietro la chiesa di San Rocco per ascoltare un bellissimo concerto, Volta la carta, omaggio a Fabrizio De André. Il concerto viene fatto perché si aprono, essendo terminati i lavori di qualificazione di via Sbroiavacca, quindi un concerto che vuole festeggiare la conclusione di questi lavori che ha ridato a tutto quell'ambito un aspetto bello e funzionale. Accanto a questo, dobbiamo dire che questo fine settimana non può non essere contraddistinto dalla conclusione del grande concorso internazionale per piccoli violinisti dai 9 ai 14 anni, denominato Il Piccolo Violino Magico. E allora, quali sono? Voi sapete che ieri sono stati proclamati quattro finalisti, che quest'oggi, sabato, alle ore 19 ci sarà un concerto dei partecipanti accompagnati dall'Accademia Arrigoni in piazzetta Statro, ma soprattutto che domani, domenica 11 luglio, alle ore 16, nel centro civico ci sarà la gran finale che stabilirà tra i quattro finalisti il giovane vincitore. Noi dobbiamo dire che questo concorso internazionale
come ci ha detto lo stesso presidente della giuria, il grande violinista Pavel Vernikov, è stato tra le migliori edizioni, ma soprattutto ha significato tornare a poter svolgere anche questi concerti. Detto questo, nella domenica ci saranno anche altri appuntamenti. In particolare vogliamo segnalare il meeting di atletica nel campo polisportivo comunale dalle ore 18 alle ore 20:30, ma soprattutto domenica ci saranno due grandi eventi. Il primo, quello che vedrà impegnato il nostro Matteo Berrettini, per la prima volta un italiano in una finale a Wimbledon del torneo di tennis, la prima volta dopo 134 anni, davvero un grande evento che cercheremo di seguire proprio per fare, come si suol dire, il tifo per il nostro connazionale. Ma alla fine, alle ore 21, ci sarà la grande finale dei campionati europei di calcio Italia-Inghilterra. Grande finale degli europei di calcio che noi vogliamo seguire, che tutti quelli che lo ritengono potranno seguire nel maxi schermo approntato in Piazzetta Stato, da cui si potrà tifare per l'Italia e augurarsi che possa essere la nostra la finale, ma in ogni caso partecipare a questo grande evento. Ecco, noi abbiamo delineato questo gran finale di settimana sempre augurandoci che in modo composto si possa seguire e godere di questi eventi.